questo risolve una marea di cose, diventa la gelosia, no? Questa signora per gelosia e fino a ieri altro, fino a 2 o 3 mesi fa era un gesto palabile, una volta fatto in quella maniera non è che uno pigliava il latta col bosco e provava niente, mentre invece ora anche la gelosia diventa meno pericolosa. Poi una cosa che si chiedevano spesso è una frase che ricorre in tutti i posti, dai bar alle case ai salotti, dalle famose ciance tra ammazzai, no? Quello di, quando parliamo dei transessuali, dei gay, dicono poveri, peccato, un bel ragazzo in quella maniera, peccato, dicono tutti peccato. Quando specialmente le donne dicono peccato, forse io ho sempre pensato, si riferiscono al cattivo uso che questi poi bei giovani, tutti belli, così robusti, fanno di una parte del corpo, la possono donare, sappiamo. Ci sono tanti altri che invece sono sarebbero volenterosi, ma hanno magari dei problemi. Così ci sono dei problemi di usura, dei problemi di tante cose. E allora uno arrivato a una certa età dice c'è nessuno che dona, con tutti i trapianti che si sono adesso, tra l'altro nel Casablanca credo che lavori proprio, fino adesso le davano al gatto queste cose, a Casablanca fanno dei gatti che pesano 8-9 kg, perché ogni volta non li fanno, dice mi fa diventare donna per favore, i pezzi che avanzano li danno al gatto, c'è un gatto che si è fatto delle scorpacciate, no? Non mi ricordo come si chiama, in inglese chiamano Pirlù questo gatto, perché uno si è mangiato delle, vabbè, adesso non verranno più buttati via, nel senso che uno dice guarda gatto, io si metteranno tutti dei cofanetti magari congelati e portano questi cosi così, insomma dice guardi cosa gli regalo per Natale a lei che magari se lo può cambiare l'anno prossimo, che questo funzionava, glielo garantisco io, oppure verranno regalati alle consorte. No, ci sono delle consorti, se mio marito ritorna stanco la notte per farlo tornare stanchissimo, va bene, no? Era una Natale, invece di regalo della signora, magari è un'amica di famiglia, solito libro di cucina, fatelo da voi, cioè, tutte queste minicolate sono anni che vengono regalate, invece di fare un cofanetto, un bel volatile lungo, dice guardi questo è per il... capito, tante volte dice, mandi suo marito al... l'ospedale più vicino, ti faccio fare questo innesto. Vabbè, questa è una notizia enorme, è una notizia grossa. Credo che il cervello è il punto del corpo più importante. Il cervello è il cervello. A parte che io conosco molta gente che il punto più importante ce l'ha in un'altra sede, che è quella della quale stiamo parlando ora. Sono le famose teste di Howell, no? Che ce ne sono una marea. Questa orientata il cervello sarebbe già utile perché almeno arriverebbero la cosa di più. Però sono proprio, la parte più importante forse è quella. Quindi è una notizia eccezionale, una notizia che sconvolgerà l'umanità da qui in avanti. Perché ci sarà gente che dà alla consorte, all'amica, all'amante, a chi vuole, gli dirà, vai attenta perché io vado a farmi trapianto, non scherziamo, non prendiamo in giro che non si sa mai. Secondo te com'è questa notizia, Lorenzo? Ma cose nel 2000 sono normali. Sono cose normali. Sì, sì. Questo succede giorno per giorno, di oggi uomo e domani donne. Sì, ma ti immagini quando uno può andare in posti come dal gommaio, no? mi fa l'assetto per favore, perché sono anche un po' stanco. Tu guardi, preferirebbe, insomma, c'è tutte le varie cose, vabbè. Non parliamo di questo, può dire minorenne, tra l'altro. Minorenne? Ma non abbiamo parlato di niente di no. Hai la ragazza? No. No, ancora non hai... Fortuna. Che vuol dire? Per fortuna perché hai 14 anni, quando comincerai poi a essere un po' 16. Cioè su 16? No, anche... Non si sa, Non devi forzare. Quando la viene. Comunque sei ben predisposto per il sesso debole. Sì. Nel senso, ad esempio, la Kim Basinger, ti piace? Chi? Kim Basinger, quella attrice americana che ha fatto 9 settimane in mezzo. Sì. Sì. Bastante. Qual è la donna più bella del mondo? Madonna, non esiste. Ma non è mica scelto male. Anche scelto male. Senti Francesco. No, invece una donna non è molto alta. Sì, ma c'è tutta. Sì. Io sono d'accordo con te. Non è che ti piace solo come cantante. No, solo. Ad esempio, se Madonna avesse avuto il fisico di Tina Pica. Tu non te la ricordi Tina Pica? No. Era un'attrice vecchia molto brutta. Chi c'è ora? Ora brutta questa maniera non le fanno più, le buttano via.
Ma se tu, insomma, se fosse stata bruttina, anche se avessi avuto la stessa voce, ti piaceva meno. Meno, sì. Perché le due cose sono messe insieme, eh? È vero, è vero. E te t'ascolti i dischi, eh? E poi vai da tua madre e dici, ho visto la Madonna, il miracolato di sé. C'è una telefonata, pronto? Pronto? Sì? Senta, noi siamo l'associazione di Bischeri, siamo gli amici dell'Ike. Sono son Davide, l'ho letto. Ciao Davide. Fate parte della cooperativa? Sì. Ah, ho capito. Senti, ti chiami Davide e descriviti un po' Lorenzo. Com'è Lorenzo? Lorenzo è molto brutto e grasso. Grasso no. No, scherzo. Però noi non si chiamano Lorenzo, non siamo Ciccio. Oh, l'hanno preso tutti i giorni. Sì, perché lo chiamate? Grazie, non ti, grazie. Tra di noi è quello che è... Tra di noi è il pazzo. Non è molto grasso, però tra noi... Pecchini, cioè... Noi siamo abbastanza secchi come ragazzi. Insomma, mi immagino, venendo lui, comunque mi immagino che voi avete avuto delle seccature vere e proprie, perché lui non è grasso. Sì, però... Tutto! Vabbè, mi sembra messo bene, vabbè, vuol dire che dà degli scatti più robusti, che sa qualcosa tuo fratello, come? Sì, sì, vabbè. Comunque in comunità, cioè quando siete in compagnia, com'è? Simpatico? Simpatico, sì, chiacchio, tengo un minuto. Un confronto come l'introduzione, cioè non parlo molto. Sì, sai, oggi è un po' imbranato, è un po' emozionato. Comunque mi diceva prima della trasmissione che lui è un noto playboy a scuola. Stanno già sputtanando, la sputtanatura in diretta. Ha fatto piatto per il suo volte. È per questo che si è dimostrato con Madonna lui. Tanto te la leggi sul giornale, Conti, lei compra il giornale. Dice Conti, compra il giornale, c'è bisogno di un trapiantino, non lo so. Della moglie di Silvestre. Ah, Conti è un appassionato di Silvestre. No, io sono appassionato. Il Francesco. No, è Francesco. Francesco. Chi è questo? Questo è un altro della cooperativa. Ma voi dove bazzicate di solito? No, siamo due vie chiuse solo. Sì. La cooperativa sono state fatte insieme. Cioè, hanno chiuso le vie da quando siamo abitati voi. Sì. Siamo diventati un ghetto. Sì, una fiancettina che siamo insieme. E ogni tanto ascoltate la radio. Sì, ogni tanto spesso. Questo vi fa bene. Bene. Allora, noi vi ringraziamo. Sì. C'è Francesco vorrebbe One Vision non ho capito. One Vision Queen. Sì. I film sono quelli con quello con i baffettini. Quello è amico di Rambo, eh? Sì. Lui e Rambo in due fanno 0-0, eh? Va bene, vediamo dopo se lo mettiamo, ma con tutte queste aperture viene poi una corrente d'aria. Oddio, con questo caldo farebbe anche bene. Ma poi ce lo mettiamo, eh? Va bene, grazie. Ciao, salutami tutti gli altri della cooperativa. Ciao. Allora, un'altra telefonata? No. Non è un'altra telefonata, questa è la pubblicità. Telefonici della Firenze sono 680-320-680-333. Con noi oggi ospite Lorenzo 14 anni d'asfalto. Immigrato d'asfalto. 14 anni d'asfalto nel senso uno pieno di vita, di vigore. Invece sì, mi sembra... ma no, sì, imbranato è lui. Non devi dire imbranato, dice imbranato con la titola. Dopo dici frittà? Sì. Anche frittà, dici. Mamma, salà? No. Non sei di Perigino? Mi hanno fatto una fritta salata arrabbiata, no? No. E poi, vedete, no, un pochino più... Cos'è? Parli proprio il... Campigiano, è sestese. Va bene, Madonna l'abbiamo ascoltata prima, poi altri gusti musicali. Intanto devo dire che ha portato un scelto per suo zio, che è buono. Mi sembra buono, suo zio fa l'antiquario. Sì. E ha comprato un'acqua santiera. No, sì. Una che qualcuno mette in cioè, della cui autenticità. Ma è venuto della cui autenticità qualcuno ha dei nutre dubbi sulla cui autenticità qualcuno nutre dei dubbi dicono che sia falsa invece lui dice che è vera. Sì. Allora io lo chiamo, sai chi gliel'ha venduta?
Chi gli ha venduto, lo sai? No, non credo sia Carrara. L'ha comprata a Carrara? Sì. Quindi se io telefono a Carrara e gli dico che sono quello che l'ha fatta e che gliele posso dare delle altre. No, lui è talmente bocco da averla comprata, quella che no, lo più... dico. No, ce ne vuole. Più bene questa qui. Allora lui dice, sai, una delle belle arti, queste belle arti è venuto lì a vedere l'acqua San Serrano in terra. Ho capito, perché l'abbiamo detto la pazza, ma hai detto, avvertito... detto che non sai che è un negozio. Eh? A Casantiera è in negozio? Non lo so, allora dove mi stai io? A Cudarsi. Se in cantina mi dice no, lei doveva. Vista... Vabbè, ma se, no, se la tiene in un posto dove non può stare la vista siamo fregati. Lei capisce tu? Ma sarà un negozio sicuramente. Sarà un negozio, sì. Un negozio? Sì. Vabbè, proviamo, ma io proverei giù dicendogli che io ne ho altre tre. Sono quello che l'ha fatta, però bisognerebbe sapere da chi l'ha comprata. Vabbè, vediamo, ora in qualche modo facciamo. Intanto al telefono non c'è nessuno, però dovete prepararvi per il gioco, perché tra 2 minuti iniziamo il gioco. Prima del gioco vi racconto la cosa che mi ha raccontato ieri sera Barbetti. Va bene. Mira, è una barzelletta, di quelle barzellette belline, che a me piacciono le barzellette così. Vi dovete fare uno sforzo, cioè dovete un po' figurarvi la scena, perché secondo me è una storia che ha bisogno di un po' di immaginazione, dovete figurarvi la scena, è come se vedeste un film, come se fosse una scena televisiva, un film, perché allora in quella maniera uno si rende conto dell'ambiente, di quello che sta succedendo. Prima vi descrivo l'ambiente e poi vi racconto l'accaduto. Allora, l'ambiente è una stazioncina ferroviaria di un paese, un piccolo paese dove non c'è molto traffico, dove non c'è molto transito. Vicino ai binari c'è una signora molto distinta, una vera signora, allora signora tra virgolette, una signora molto bella e molto distinta, seduta comodamente sopra una delle moltissime valigie che ha lì, ha un set di valigie di Louis Vuitton, tutto firmato, tutto bello, questa signora vestita in maniera eccezionale con dei bellissimi gioielli, molto bella, sta lì e aspetta il treno all'ombra. A un certo punto si avvicina a un muratore. Presupponendo che la scena si svolga alle 18.30 o alle 18 di pomeriggio, ha appena finito di lavorare e ha una di queste cartelle di cuoio, queste cartelle dove da una parte spunta il collo di una bottiglia, i muratori che si portano dietro, dove dentro hanno il mangiare, gli effetti personali. Allora questo muratore, che è abbastanza grassottello, con una canottiera con un paio di patate davanti, la pancia un po' prominente, i calzoni leggermente corti, il ditone fuori da sandali e la barba lunga, destinato alla cannellone, nel senso che le pettinature di quando uno si sveglia la mattina, ha lavorato tutto il giorno, è un po' anche accaldato, un po' sudato, con la faccia rumizza, si avvicina e vede questa signora che è veramente bella. Allora il muratore, che è, come tutti, è in queste cose un imprenditore, chiunque è un imprenditore davanti a una donna, non un imprenditore nel senso imprenditore, perché è un'impresa conquistare una donna, lui lo fa con le sue armi e quindi la scena si svolge così. Questo tizio si avvicina, la signora vede, la signora la guarda, però rimanendo sempre a una certa distanza, una distanza di educazione, diciamo, apre la borsa e ne estrae un panino, 2 fette di pane toscano, con dentro della mortadella, sulla piccia proprio della mortadella che è stata in borsa tutto il giorno, e questa mortadella tra l'altro è un po' anche sporcata del tabacco che dentro la borsa di questi muratori c'è un po' di tutto, cioè il mangiare, il bere, i vizi. Quindi dà una pulita a questa mortadella del tabacco e dà un morso al panino. Appena morsicato il panino poi gli viene il lampo di savoir-faire, e rivolgendosi alla signora anche per fare una buona presa, dice con la bocca piena. Ci vuole un po', la signora lo guarda, lo degna di uno sguardo e gli fa capire che non vuole il panino solo con lo sguardo, non muove nemmeno la testa, molto signorilmente. Il muratore dice, boh, fa spallucce, mangia tutto il suo panino tranquillo e finisce sempre gravitando attorno alla signora, intanto gli lancia un'occhiata di quelle vogliose. Poi a un certo punto tira fuori dalla borsa la famosa bottiglia con il tappo a macchinetta, con dentro l'acqua e vino, già preconfezionata, apre e si fa una bella bevuta dopo un panino da mezzo chilo, sgorgoglia bevendo, poi improvvisamente, perché ovviamente è stato maleducato, quindi rivolgendosi alla signora sulla quale vuol fare impressione, dice, vuol bere con un po' di acqua e vino, è fresca, eh? La signora allora lo segna di un mezzo sguardo e dice no grazie, ma glielo dice in maniera proprio con l'occhio così.
qui di lui. Va bene, bottiglia bene, uno finisce la bottiglia, la mette dentro, fa il suo bel ruttino. È un eufemismo chiamarlo ruttino perché sembra sia arrivato il treno. Continua a viaggiare attorno alla signora, sempre guardando così, e poi decide di passare proprio alle cose che non hanno. Allora cosa fa? Dice va bene, siccome passa al vizio, si fruga in tasca i pantaloni, tira fuori una busta di cartine, apre una cartina, poi spa due o tre cicche che hanno nell'altra tasca, con il tabacco dei cicche si fa questa cartina, la rotola e poi tirando fuori la lingua, la letta, e fa una di quelle sigarette tutte sbrindellate, mezze piegate, tutte sudatiste di saliva, l'AIDS proprio non si controlla nemmeno, la mette tra le labbra e con un fiammifero di legno se l'accende. Appena tirato la seconda tirata, si avvicina alla signora e con l'occhio, con le palpebre mezzo abbassate, gli fa, ehi, porgendogli la sigaretta, vuoi fare un tiro? La signora lo guarda e dice no. Allora lui la riguarda ancora e dice, di carica non se ne parla nemmeno, eh? Abbiamo che era finita, eh? Il mattinale ha messo un po' di musica, poi l'ha levata, era finita. Non mi è piaciuta. Va bene, non mi è piaciuta. A me è piaciuta. Va bene, 680-320-680-333. Questi sono i numeri telefonici di Radio Firenze. Telefonate velocissimamente perché dobbiamo fare il giochino dell'Auto Florence. Vediamo, ci diamo oggi, cosa diamo? La lampada o i tappetini? Tu c'è la lampada. Abbiamo la lampada, cioè diamo, dovremmo dare la lampada, forse la diamo. Ce l'hai una domanda? Sì. Una domanda facile. Una. Mi hanno tirato a casa. Tirare a casa, vediamo, prima me la fai a me. Alza un po' la musica, sento che c'ha in testa questo. Telefonici, ricordo, 780-320-680-333. Pronto? Pronto. Sì, vuoi giocare? Sì. Come ti chiami? Lucia. Come? Lucia. Lucia, mi devi dire la parola d'ordine. Boh. Come? Vuol dire boh. Allora, ripeti con me. Va bene? Pronto? Sì. Auto Florence. Sì. Viale Gramsci. Viale Gramsci. 63. 63. Brava, Lucia. La domanda, vediamo se vinci questa lampada messa in palio dall'Auto Florence, una lampada emergenza, hai l'automobile? Sì. No, tuo padre c'aveva l'automobile, tua madre, tuo fratello, tua sorella. Ah, no? Vediamo se gli fai questo bel regalo. Come si chiama la fidanzata della moglie di Sylvester Stallone? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Allora niente, non hai vinto la lampada. Grazie, ciao. Ciao. È una domanda facile però, non è difficile. Quindi vediamo, 680-320-680-333. Volevo vedere se vincevano questa lampada. La moglie di Stallone, il ballone, una insomma, siamo lì, si chiama Brigitte. È una fidanzata che è la sua segretaria, che si chiama la fidanzata della moglie, si deve... Non sto dicendo la bestialità, è solo la fidanzata della moglie? Sì. La parola d'ordine. Pronto? La parola d'ordine. Chi parla? Sono Vanessa. Vanessa, la sai la parola d'ordine? Vanessa. Boh. Allora, boh, ripeti con me. Auto Florence. Auto Florence. Viale Gramsci. Viale Gramsci. 63. 63. Adesso ridilo da sola, voglio se ti sei imparato. Auto Florence. Viale Gramsci. 63. Brava, potresti fare la sfida in un aeroporto. Allora, come si chiama la fidanzata della moglie di Sylvester Stallone? Non è possibile fidanzare la moglie. Ma perché il giornale sentito così? Poi. Non ti vedi? Ci sono tendenze. Mi dispiace, perché questa tua come si dice? Questa tua purezza ti ha fatto perdere una lampada da auto. Eh? Sì. Ti saluto. Ciao. 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 Grazie, la domanda è seria. Io sto prendendolo dal giornale. È scritto sul giornale. Abbiate pazienza, poi sono cose sulle quali bisognerebbe fare in televisione, perché quel patacca di Marco Bondura fa sempre domande scientifiche, domande vanno fatte sui fatti di cronaca. Come si chiama il ganso di Mango? Questa è già una cosa che uno dovrebbe sapere, perché non si sa. La fidanzata della moglie si deve da loro, come si chiama? Santo Dio, bisogna sapere queste cose, bisogna stare informati. Pronto? Pronto. Parola d'ordine.
Sì, Viale Gramsci 63 va bene. Auto Florence, Viale Gramsci 63. Bravo, come ti chiami? Dante. Dante. Certo. Come si chiama la fidanzata della moglie di Silvestre Stallone? Io sono informato, Sì. Kelly Sanger. Oh, sì, finalmente abbiamo partito lettore direttore. Oh, hai fatto bene. Allora, mi devi dare i tuoi dati. Ti chiami, hai detto? Dante. Dante, ma mi devi dire anche il cognome, Dante. Lo posso dire tirato, siccome. Perché ti chiami Alighieri? Perché non vorrei troppa pubblicità. Va bene, allora, un attimo, rimane in linea, ti dai il tuo cognome al tecnico, va bene? Grazie. Poi puoi passare qui da Radio Firenze, prendi il buono e vai in Viale Grande, 63, all'Auto Florence, e ti questa lampada d'emergenza. Bellissimo. Che automobile hai, Dante? Io sono una 127. Vecchio tipo, È vecchia? Sì, vecchia. Quindi ogni tanto rimane a piedi.